Diciamo che appunto il collezionismo inizi, vero e proprio inizia con il bottino di guerra. E lo troviamo appunto sin dall'antica Mesopotamia ad arrivare anche alla Grecia, agli antichi greci, all'antica Roma, fino a quasi il Medioevo. I primi posti in cui erano conservate le collezioni, i tesori, soprattutto i bottini di guerra, erano i templi. La prima definizione di museo la troviamo invece ad Alessandria d'Egitto. Costantino espose le sue opere provenienti dalla Grecia per il pubblico, mentre Costantino VII, dopo il declino dell'impero, trasferì tutto nella sua villa privata. Vediamo anche verso la fine del Medioevo le prime raccolte laiche, come quella lì di De Berry. Gli studioli erano dei luoghi segreti quasi, erano degli spazi isolati all'interno delle abitazioni delle persone più ricche, dei mecenati, degli spazi chiusi, angusti, dove dentro venivano depositate una serie esorbitante di oggetti. Qui nascono altri tipi di esposizioni. Lo studiolo non basta più, le opere iniziano a essere troppe e soprattutto iniziano a essere il simbolo di un potere, di una superiorità di rango da parte dei potenti, non indifferente. Nascono quindi le gallerie. Le gallerie che cos'erano? Erano prima di tutto una volontà di rendere fruibile a un pubblico più ampio la collezione privata. Pubblico in senso stretto, nel senso a una ristretta cerchia di letterati, artisti, filosofi, persone potenti, ricchi. Verso la fine del Cinquecento, ecco che la galleria prende appunto il posto dello studiolo. Più accessibile, in luoghi meno appartati, diviene un luogo perfetto per l'autocelebrazione dei committenti, divennero d'obbligo quasi nelle case nobiliari. Inizialmente faceva da raccordo tra parti distanti della casa, passavano in mezzo ai giardini, diventavano una specie di loggia dove un luogo dove si trovava un luogo di passaggio, comunque sia, dove dovevi obbligatoriamente passare per andare da un posto all'altro dell'edificio. La galleria dei Mesi a Mantova è un bellissimo esempio di galleria, una delle prime, dove all'interno della galleria si trovavano delle nicchie ai lati per inserire sculture e opere, così come nelle logge vaticane, successivamente come nelle gallerie degli Uffizi. A proposito degli Uffizi, il collezionismo mediceo è uno dei più importanti, è stato ed è ancora uno dei più importanti d'Italia. Medici volevano far rivivere la cultura greca attraverso le collezioni, ma non solo, era anche uno strumento per ottenere prestigio e consensi. Lorenzo de' Medici costruì il suo museo privato all'aria aperta nel cortile di San Marco, dove poi successivamente fondò un'accademia dove formare artisti, giovani artisti, e nasce così il fenomeno del mecenatismo, ad esempio, per salvaguardare soprattutto le opere, oltre che utilizzarle a scopo didattico. Francesco I invece allestì un laboratorio scientifico proprio all'interno di San Marco e ridispose le opere collezionate precedentemente negli Uffizi per garantirne una fruibilità maggiore. I corridoi degli Uffizi contenevano e contengono ancora statue antiche e moderne, mentre nelle stanze laterali erano custodite opere divise per categorie. La stanza ottagonale era il fulcro degli Uffizi, lo è ancora, ed era un luogo che creava un coinvolgimento a livello emozionale molto importante. Era una sala che veniva mostrata quasi solamente alle persone più illustri, per simboleggiare il potere della famiglia dei Medici e la sua influenza. Come abbiamo visto, dunque, nell'umanesimo e nel postumanesimo, il concetto di antico cambia. Gli viene dato un valore sia storico che documentario, che prima aveva soltanto però a indiscrezione di pochi. Le prime leggi invece per la conservazione delle antichità classiche, in questo caso, le prime leggi furono emanate da Martino V, che fa nascere così anche il collezionismo antiquario. A Roma il fenomeno del collezionismo prese una piega eccezionale, si potrebbe dire. Tutti i papi iniziarono a collezionare qualsiasi tipologia di oggetti antichi, contemporanei e non solo.
Paolo II, ad esempio, collezionava diversi tipi di oggetti con un'idea nuova di conservazione, mentre Sisto IV donò statue ed altri reperti alla città di Roma e mise sul Campidoglio statue della lupa, dello spinaro, il busto di Costantino, per dimostrare la supremazia dello Stato della Chiesa. Il Campidoglio invece fu il primo museo cittadino aperto al pubblico della storia. Giulio II invece fa realizzare opere sul Colle del Vaticano, diversi complessi li fece realizzare dal Bramante, tra i quali una biblioteca, un museo, un teatro e dei giardini. Il Museo del Belvedere, ad esempio, fu un'opera fatta realizzare da Giulio II. Leone X Medici invece elegge Raffaello, grande Raffaello, a ispettore generale delle belle arti per la salvaguardia delle opere antiche. Ma il fenomeno del collezionismo non è un fenomeno che riguarda solo l'Italia, anzi, nel nord Italia, soprattutto in Germania, nascono le cosiddette raccolte scientifiche, le Wunderkammer, ovvero le stanze, le camere delle meraviglie. Erano le prime raccolte enciclopediche del Cinquecento, riunite in una campionatura del mondo visibile, per conservare oggetti straordinari, inusuali, con caratteristiche sia intrinseche che esteriori. Riunivano tutti gli aspetti della curiosità cosmica, che volevano essere specchio dell'universo. Successivamente, nel 600, in Italia si iniziano a vendere tantissime opere, soprattutto all'estero, soprattutto in Inghilterra, in Francia. Parigi e Lipsia erano i centri più importanti di questo mercato. Nasce poi il mercato illegale da qui, e quindi nasce l'esigenza di ottenere un certificato di autenticità, e chi si occupava di questo qui? Solitamente gli artisti / letterati.